Can you feel it, now it's coming back We can steal it, if we bridge this gap I can see you, as I dove into the water So safe to run away. Bentrovati a questo secondo appuntamento con il quinto elemento, eh, trasmissione di nostra produzione che si occupa di analizzare... Eh, I quattro elementi fondamentali che circondano la nostra vita, eh, che sono appunto aria, acqua, terra e fuoco, a cui si aggiunge un quinto elemento che eh, proseguiamo a tenere nascosto per il momento ma che presto vi eh, riveleremo. Allora, nella prima puntata abbiamo parlato di aria, eh, vedendo delle cose crediamo interessanti, in questo caso parleremo di fuoco, inteso come come energia e come produzione eh, di energia. Per farlo eh, abbiamo oh, visitato per voi eh, alcuni importanti siti di produzione energetica che esistono eh, nel nostro territorio. L'energia oggi, eh, eh, lo sappiamo tutti, fa parte. Del nostro tempo, in ogni momento, sia eh, esso tempo libero che tempo eh, lavorativo. Eh, la produzione di energia della quale ci occupiamo oggi mh, ci riporta anche alla prima puntata. Questo perché, eh, altrettanto ovviamente, la produzione di energia eh, porta eh, ad immettere in atmosfera sostanze eh, inquinanti con impatti eh, sempre importanti sull'ambiente circostante. Dunque, partendo da questo concetto. Di base, eh, quando in Valdarno Superiore si parla di energia, si pensa subito alla centrale, alla storica centrale Enel di eh, Santa Barbara. Ehm, un impianto che, eh, come tutti noi sappiamo, si contraddistingue per eh, lo skyline classico, con queste due grandissime ciminiere che si stagliano sul territorio eh, che una volta eh, emettevano un denso fumo e che adesso invece eh, vengono utilizzate per eh, per altri scopi, in altri modi e con altro combustibile bruciato evidentemente, poi vedremo come e quanto. Bene, dunque andiamo a vederci subito il primo servizio filmato della serata che eh, riguarda appunto la centrale Enel di Santa Barbara, eh, abbiamo eh, conosciuto il responsabile dell'impianto eh, che ci spiegherà che cosa è oggi Santa Barbara, a che cosa serve e quindi come funziona. Vediamo. Siamo dentro la centrale Enel di Santa Barbara, che in realtà si chiama eh, Isola Produttiva eh, di Santa Barbara, siamo con il responsabile. Di questa importante struttura che è l'ingegnere eh, Alberto Marini. Ingegneri, allora vogliamo spiegare innanzitutto eh, l'attualità di questa storica centrale per il Valdarno, ma non solo. Eh, iniziamo dai dipendenti, dalla forza lavoro, quanti dipendenti attualmente occupa l'impianto e per quanto tempo è in funzione la centrale che sappiamo non essere operativa sempre, no ingegnere? Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti a Santa Barbara. Allora la centrale in questo momento qui è centrale a ciclo combinato, eh, è una centrale che occupa attualmente 42 risorse Enel, più ovviamente eh, personale delle ditte degli appalti che quindi è qui per diverse funzioni di manutenzione. E, allora dicevo una centrale a ciclo combinato, quindi centrale molto flessibile, sul, sul termine flessibile poi magari torneremo, e quanti giorni funziona all'anno? È difficile dirlo, nel senso che ovviamente dipendiamo dal mercato elettrico, come tutti gli impianti ormai, diciamo che mediamente potremmo dire un 60-90 giorni all'anno circa. Eh, sembrano pochi, però ovviamente ultimamente il mercato è questo, quindi eh, non si ha più una produzione come anni fa, quindi con un impianto continuamente in servizio ma bisogna essere pronti quando il mercato chiama, quindi quando il mercato chiama, nel nostro caso Terna, quindi il gestore della rete, ha bisogno di determinati carichi elettrici in diverse zone, chiamano e a quel punto diventa importantissimo essere pronti a rispondere, quindi in tempi veloci, così come richiesti appunto da, da Terna. Ecco ingegnere, eh, detto questo possiamo dire mediamente eh, quante unità, quante famiglie diciamo così, la centrale serve e poi anche questa fondamentale funzione che ricordava Pocanzi, cioè di intervenire in caso di blackout. Eh, quindi una doppia domanda, che cosa succede in caso di blackout qui a Santa Barbara? Allora, le famiglie, se è un calcolo un po' complicato, diciamo che la centrale ha una potenza massima di 400 MW circa un calcolo diciamo all'incirca su più di 100.000 famiglie, dalle 100.000 alle 150.000 famiglie, circa. E blackout, hai parlato di blackout, allora noi abbiamo fatto un mese fa circa, proprio una prova um, per il piano di riaccensione nazionale, eh, in collaborazione con Terna ed in collaborazione con un'altra centrale di Enel Produzione, Bargi, eh, sugli Appennini, eh, tosco Emiliano, Appennino Bolognese. Sostanzialmente la centrale di Santa Barbara, oltre a rivestire un ruolo particolarmente importante per le sue caratteristiche di flessibilità, eh, quindi della sua velocità di entrata in servizio, riveste un ruolo molto importante anche per quel che riguarda appunto, la sicurezza della rete. Questo perché siamo inseriti come centrale nel piano di riaccensione nazionale. E noi avremmo ehm, il compito diciamo, di dover eh, riaccendere parte della città di Firenze. Del, siamo nella direttrice Firenze 1. Quindi che cosa succederebbe in caso di blackout quando praticamente non c'è più tensione? Speriamo non avvenga mai ovviamente, ma quando non c'è più tensione in rete. Eh, devono partire dei gruppi, in questo caso sono i gruppi eh, idroelettrici, quindi quelli ad acqua sostanzialmente, quindi quelli sulle dighe, e praticamente iniziano a produrre i primi megawatt, quindi la prima tensione, mandano eh, tensione sulla rete, a questo punto noi siamo in grado di accenderci, quindi arriva tensione sulla rete, sulla stazione elettrica, e noi siamo in grado in tempi velocissimi, diciamo, perché la prova è andata molto bene, è stato un successo, in meno di un'ora noi siamo in grado di eh, riaccendere quindi di ridare tensione una volta che abbiamo ottenuto tensione. So che forse è un po' complicato per, per i profani, però c'è tutto un mondo dietro. È, eh, questo però sta a testimoniare, come dicevo, l'apporto di Santa Barbara. Per cui magari i 60-90 giorni che dicevo prima non la dicono lunga sulla strategicità. Per cui gli aspetti appunto sono due in questo caso che abbiamo trattato, cioè uno la velocità di entrata in servizio, questo anche in condizioni normali, quindi eh, in cui si è magari in attesa di partire, se Terna, ripeto il gestore della rete chiama, noi dobbiamo essere pronti ad entrare in servizio. E quello eh, la centrale Santa Barbara all'interno del parco Enel è uno dei cicli combinati, eh, quindi uno ciclo combinato è la nostra tecnologia praticamente, eh, tra i più veloci appunto del parco Enel. Quindi questo aspetto, quindi velocità di entrata in servizio, secondo aspetto che teoricamente non dovrebbe succedere mai, però anche in caso di blackout, anche in quel caso lì Santa Barbara si difende, quindi è, è inserita insieme a poche altre centrali insomma, a, livello, a livello nazionale. Il fatto di essere, come vi dicevo prima, una parola importantissima, molto flessibili. Eh, è fondamentale quando parliamo di impianti del genere eh, parlare di tempi di, di messa in servizio, quindi di chiamata. Terna ci chiama, noi dobbiamo essere pronti ad entrare in servizio. Eh, ovviamente l'impianto è complesso ci sono diverse complessità anche diversi limiti tecnici che ovviamente il ferro ha per cui io ora vi dico come tempi di avviamento insomma noi siamo sulle due ore tre ore due tre ore dalla chiamata magari possono sembrare tanti vi assicuro che sono molto pochi per un impianto di questo genere e, e quindi questo poi lo si riscontra ovviamente in quelle situazioni che possono essere critiche per il sistema nazionale quindi situazioni nelle quali appunto Santa Barbara viene chiamata Santa Barbara ad esempio, quali ingegneri? Ecco, specifichiamo quali e in quali periodi dell'anno magari? Nei periodi diciamo peggiori per l'utenza, che diventano migliori per noi, perché appunto si entra in servizio, peggiori per l'utenza, cioè quando è molto caldo. Vedasi questo luglio quando ci sono state eh, diverse punte di caldo veramente molto forte e dove si sono avuti i maggiori consumi elettrici, si è registrato il consumo eh, nazionale, praticamente storico di consumi sulla rete nazionale o anche quando è molto freddo, quindi le situazioni diciamo più estreme ed è lì appunto che eh, è fondamentale avere impianti di questo tipo che quindi magari durante l'anno sono eh, più fermi, quindi magari che entrano solamente in certe situazioni particolari, però poi è fondamentale farsi trovare pronti in situazioni eh, critiche, questo appunto per poi il bene del paese, perché eh, se non ci fossero impianti che eh, entrano in servizio così prontamente che non rispondono a situazioni abbastanza critiche, ecco che poi si potrebbe rischiare il famoso blackout di prima e poi dopo. Quindi, quindi meglio assolutamente che questo non avvenga e quindi bene che ci siano insomma, eh, impianti di questo genere. Diciamo. Bene, abbiamo sentito che cosa uh, fa oggi la centrale Enel di Santa Barbara. Mm, negli ultimi anni le energie rinnovabili hanno preso sempre più campo, eh, rimaniamo però ancora eh, a Cavriglia, alla centrale. Eh, per capire esattamente che cosa brucia, anche se lo abbiamo in parte già sentito, soprattutto da dove arriva il combustibile che oggi transita e viene utilizzato a Santa Barbara. Sentiamo. Per quanto riguarda invece la produzione, noi ci siamo appuntati qui una domandina semplice: che quantità di gas, cioè quanto gas metano, quanti metri cubi, all'incirca ovviamente vi serve per produrre un, un megawatt di potenza e da dove viene il vostro gas, il nostro gas? Allora, alla prima domanda, ripeto, è sempre, è sempre difficile tradurla per i profani. Allora, vi do un numero. Noi alla massima potenza, quindi produciamo 400 megawatt ora, cioè 400.000 kilowatt. E per produrre un'ora 400.000 kilowatt abbiamo bisogno di 70.000 metri cubi di metano. Quindi poi fate voi magari le proporzioni, però chiaramente sono numeri enormi, no? Chiaramente eh, difficile appunto da, da, da ricondurre al mondo, al mondo, insomma, alle famiglie normali. E e quindi praticamente c'è una valanga diciamo, di metano che arriva e questo al massimo carico, ovviamente poi eh, ecco cosa importante, noi ovviamente abbiamo la possibilità di modulare, cioè il massimo carico ci stiamo anche lì quando il mercato chiede le massime potenze e ovviamente si può insomma, modulare, quindi di conseguenza il consumo di metano eh, calerà. E per quanto riguarda invece la provenienza del, del metano, ingegnere? Allora, la provenienza viene praticamente dal metanodotto di SNAM. Noi abbiamo una stazione a Figline Valdarno, eh, località Restone, quindi da lì praticamente il metano viene spillato da SNAM. Sulla provenienza geografica proprio del gas metano, purtroppo il gas metano eh, non ha provenienze come l'energia elettrica. Una volta che uno si attacca al tubo, si dice che si prende il metano che ha pressione maggiore, no? perché è quello che spinge di più, chiaramente. Cioè noi abbiamo dei contratti a livello commerciale eh, che potrebbero variare con eh, metano di provenienza dell'Adriatico, metano di provenienza nigeriana, eh, algerina, però è una cosa puramente commerciale, quindi chiaramente e vengono venduti slot quindi quantitativi di metano e però la provenienza vera e propria cioè il dato chimico chiaramente quello è ripeto quello che spinge di più nel tubo cioè nel tubo ovviamente è una questione di, di pressione di fluidodinamica quindi quello che spinge di più viene preso e quindi noi lo vediamo perché a Figline Valdarno abbiamo un sistema si chiama gas cromatografo che praticamente continuamente ci legge le caratteristiche del gas metano e ovviamente noi poi in realtà non andiamo a gas metano, la definizione corretta sarebbe gas naturale, perché il metano è una parte di questo gas naturale, che può variare appunto come dicevo da eh, 92 fino al 99%. Quindi il gas naturale può essere composto da tanti gas, chiaramente il maggiore è il metano e noi ridicevo, appunto, tornando alla domanda, si vede la variazione del, del, del metano perché a seconda di quello adriatico ha una quantità più o meno eh, di, di, certi, di certi composti, quindi più o meno etano, eccetera. Quello nigeriano è più povero di etano. eccetera. Insomma, quindi sono. Cioè, io non so che metano sto bruciando. Lo potrei dedurre da questo gas cromatografo. Cambiamo tema, rimaniamo però sempre a Cavriglia. Ci spostiamo nella vicina area ex area mineraria di Cavriglia. Eh, da cui tra l'altro proveniva uh, la lignite appunto, che veniva bruciata nell'impianto di vecchia generazione, per andare a vedere eh, che cosa è diventata oggi la ex area eh, mineraria. Per farlo abbiamo oh, incontrato il sindaco di Cavriglia che ci eh, parlerà di un progetto importante realizzato in ambito energetico. Vediamo. Siamo in località Bello Sguardo, nella comune di Cavriglia. Siamo con il Sindaco dell'amministrazione eh, locale, al quale chiediamo dove ci troviamo e che cosa vediamo alle nostre spalle, sindaco esattamente. Un esempio di buona trasformazione, dicevamo, del territorio, no? Direi proprio di sì, siamo in località Bello Sguardo, in prossimità del capoluogo di Cavriglia, questa è un'area diciamo, molto vasta che l'amministrazione comunale ha acquistato nel 2003, sono circa 300 ettari di terreno e sono stati in questi anni destinati ad attività diverse, tutte attività ludico-sportive in prevalenza, e quindi mi riferisco ai circuiti ciclistici, mi riferisco al, al campo di volo che recentemente è stato trasformato in aviosuperficie e all'attività di golf che poi andremo piano piano a scoprire alle mie spalle come vedete c'è un impianto fotovoltaico è l'impianto eh, fotovoltaico probabilmente più grande d'italia pubblico sono circa 60 ettari di terreno e produce eh, 20 20 milioni di kilowatt annui quindi è un modo per recuperare un, un, un terreno di proprietà dell'amministrazione comunale ed è in qualche modo eh, il luogo ideale perché non è è Visibile da nessuna parte, è schermato da delle piantumazioni arboree e per l'amministrazione comunale è stato molto importante realizzare questo impianto individuando tre ditte diverse, tre imprese diverse attraverso gare d'evidenza pubblica. Perché questi tre impianti consentono all'amministrazione comunale di introitare circa 800 mila euro l'anno. Sono delle risorse che noi abbiamo destinato a. Rendere il nostro territorio ancora più bello in parte, in parte al sostegno sociale, perché in questo momento è davvero eh, fondamentale sostenere le famiglie che sono in grande difficoltà. E l'altra parte l'abbiamo destinata a tutti i cittadini tenendo la pressione fiscale molto bassa. Faccio un esempio su tutti: eh, che è, per esempio, la Tasi a Caviglia vale l'1 per 1000, a differenza di molti altri anche comuni limitrofi. Quindi questa è stata una bella l'opportunità abbiamo cercato di come dire di investire molto in questo settore che, è che sono le energie rinnovabili perché Cavriglia tra tradizionalmente è produt produttrice di energia. Ecco, Sindaco, vogliamo specificare per i nostri telespettatori eh, su che terreno poggia questo impianto che vediamo? Ecco, l'impianto fotovoltaico e anche i circuiti ciclistici e pedonali che si sviluppano intorno a questo impianto sono su un terreno di riporto. Qui siamo eh, orientativamente ad una quota di 70 metri più alta rispetto al terreno vegetale, al terreno naturale, perché queste sono appunto ex discariche minerarie, ovvero è quel terreno che veniva aspettato che è stato asportato dagli anni 50 fino al 1970, diciamo. Per coltivare il bacino lignitifero che si trovava sotto a questi terreni in località Allori, in località Castelnuovo e in località San Donato. Questi terreni sono stati trasportati qui attraverso dei nastri trasportatori appunto e sono stati creati artificialmente questi altipiani. Che le amministrazioni comunali nel corso degli anni si sono poste il tema di come poter utilizzare queste aree. E questo è un risultato direi davvero importante, davvero. Davvero straordinario perché questi luoghi sono molto utilizzati dai nostri cittadini, ma direi anche da tantissimi cittadini del Valdarno. In questi circuiti ha preso sede, la, per esempio, l'Olimpia Valdarnese, che è una società ciclistica che recentemente è anche diventata campione italiana per il settore giovanissimi. Uno dei due circuiti che è quello proprio alle nostre spalle è illuminato, credo che sia uno dei pochi esempi in Italia di circuiti illuminati e la notte è utilizzatissimo sia in bicicletta che a piedi, quindi è un luogo, un luogo molto apprezzato dai nostri cittadini. Ci spostiamo adesso a podere Rota, eh, alla discarica di Podererota, Rota nuovamente. Ci siamo stati ricorderete anche durante la prima puntata. Perché, Perché la discarica eh, non è solo rifiuti, ma è anche eh, produzione di energia rinnovabile. Che abbiamo citato poc'anzi: come attraverso il biogas, che viene appunto prodotto dall'accumulo eh, dei rifiuti. Questo biogas viene trasformato in energia, eh, è energia e viene immesso sulla rete elettrica nazionale, secondo i calcoli serve circa, pensate, 9.500 famiglie italiane. Andiamo a vedere come. Uh, siamo con il dottor Luca Zipoli e siamo a Podere Rota, il dottor Zipoli è il direttore tecnico di Podere Rota. Allora direttore, vogliamo innanzitutto spiegare per chi ci segue da casa uh, che cosa succede in discarica uh, con questo biogas. C'è la produzione di biogas, che cos'è questo biogas e come qui a Podere Rota uh, riutilizzate questo biogas trasformandolo in energia, vero dottore? Certamente. Eh, la Matrice organica dei rifiuti eh, nella sua fase di decomposizione genera un gas. Eh, un gas che ha delle buone percentuali di metano, arriva intorno al 50%, perciò ha un buon potere calorifico. Eh, la normativa prevede a livello nazionale che il gas non debba essere disperso in ambiente. Eh, il metano ha un elevato potere clima e pertanto genericamente viene inviato a combustione. Eh, in, nel nostro caso abbiamo due impianti per il recupero energetico, eh, pertanto il gas viene avviato a produzione di energia elettrica in cinque eh, motori a, con ciclotto eh, di tipo endotermico. I rifiuti, come abbiamo sentito, eh, vengono eh, talvolta anche trasformati in energia. Dottor Zipoli, vogliamo eh, scendendo nello specifico eh, dire eh, che produzione di energia avete qui a Podere Rota, eh, quindi la potenza e Relativa dell'impianto e indicativamente quante eh, famiglie beneficiano di questa nuova energia, questa vera e propria nuova energia? Allora, dalla discarica riusciamo a aspirare e convogliare all'impianto circa 12 milioni di metri cubi di biogas. L'impianto ha una potenza installata di 3,8 MW e quindi riusciamo a produrre circa 20 milioni di kWh di energia elettrica, che più o meno equivalgono a 9.500 consumi medi di utenze domestiche. Ci pare di capire, ce lo confermi, che questa energia prodotta è considerata, va considerata come una fonte di energia rinnovabile? Certo, eh, tanto è vero che grazie al, a questo impianto il comune di Terranova Bracciolini... Sede di impianto è stato inserito all'interno delle otto migliori buone pratiche eh, nel rapporto rinnovabili di lega ambiente del 2015. Bene, con questo breve ma interessante servizio sulla eh, produzione di energia rinnovabile dal rifiuto termina anche questa seconda puntata. Una seconda puntata nella quale abbiamo cercato di offrirvi uno spaccato significativo ma non certo completo su quelli che oggi sono alcuni degli impianti ad energia rinnovabile che esistono in Valdarno Superiore. Mi raccomando, seguiteci, proseguite a seguirci eh, come sempre e vi rimando alla terza puntata del quinto elemento. Grazie. Now it's coming back, we can steal it If we bridge this gap, I can see you As I dove into the waterfall So safe to run away